Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews. Oggi ad aprire tutti i quotidiani c'è una notizia quella che vediamo eh, dalla stampa che utilizza un titolo molto secco. Condannato Berlusconi. Quattro anni, tre condannati per frode fiscale. L'ex premier eh, attacca, parla di sentenza politica, processo per la compravendita dei diritti TV Mediaset. Per i giudici di Milano ci fu un'evasione notevolissima. Allora entriamo subito dentro la stampa. Berlusconi condannato a quattro anni, frode fiscale sui diritti TV, interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, sentenza politica e barbara, ha detto eh, l'ex premier. È stato assolto invece eh, il presidente di Mediaset, Fedele eh, Confalonieri. Il Cavaliere Furioso è l'ultimo sfregio. Medita anche una lunga vacanza in Kenya, nel resort di eh, Briatore. Con gli amici, scrive Ugo Magri, è fuori dalla grazia di Dio per questo surplus di severità nei suoi confronti. Mi hanno fatto l'ultimo sfregio, grida. Con chi lo chiama al telefono, un fiume in piena di emozioni e propositi che alimentano le voci più esagerate, perfino le ipotesi più assurde, dalla fuga a un suo ritorno in campo. Eh sì, perché questa sentenza arriva eh, 48 ore dopo l'annuncio della decisione presa di non candidarsi eh, nuovamente alla presidenza del Consiglio, 24 ore dopo il videomessaggio che pone il timbro sulla fine della sua esperienza politica, quantomeno in prima linea, quando Berlusconi dice farò l'allenatore dei giovani, ma eh, questa sentenza, scrivono alcuni, riapre i eh, giochi. Eh, parla Alessandra Mussolini eh, sulla stampa, che esulta, eh, perché esulta non facciamo tragedie, per noi è un tocca sano. ora spieghiamola questa eh, dichiarazione, non è diventata evidentemente Alessandra Mussolini una pasdaranna dell'anti-Berlusconismo, dice... Finalmente ce l'hanno fatta i giudici, lasciamoli festeggiare un po', questi magistrati sono vent'anni che ci provano, prima o dopo gli doveva riuscire e stasera saperanno una bottiglia eh, di eh, champagne che sia finita e che sarà mai, anzi ottimo, benissimo, perché questa condanna è influente, tanto chi lo odia continuerà ad, ad odiarlo e chi lo ama continuerà ad amarlo, anzi eh, aiuterà il PDL perché eh, ricompatterà. Il nostro zoccolo duro, tutti si stringeranno intorno al nostro Presidente. Questa è la reazione di Alessandra Mussolini. E poi andiamo a vedere eh, cosa è scritto in questa... Sentenza. Evasione sistematica che proseguiva dagli anni Ottanta. Non ci sono da attendere le motivazioni della sentenza perché sono state eh, portate in aula ieri contestualmente alla lettura del verdetto. I giudici hanno deciso di percorrere questa strada per accelerare i tempi perché anche su questo processo di Berlusconi c'è il rischio prescrizione, cadrà nell'estate in luglio del 2014 dunque accorciare i tempi per permettere che l'iter giudiziario i tre gradi di eh, giudizio possano. Esaurirsi entro eh, la, uh, il termine di prescrizione. Alla base della condanna è il meccanismo dei diritti TV tra prezzi gonfiati e società offshore e poi ovviamente anche le conseguenze politiche. Ora il Cavaliere si sfila anche dalle primarie, non sosterrò nessuno, nemmeno il Delfino Alfano avrà il suo appoggio. Ma altri quotidiani dicono al contrario: questa condanna fa. Uh, il gioco di Berlusconi politico più che del Berlusconi imprenditore e eh, libero cittadino perché potrebbe essere il pungolo per il cavaliere per tornare in campo e alcuni eh, già aspiranti premier del centrodestra, Daniela Sant'Anchè. E Giancarlo Galan dicono Berlusconi questa condanna ti dice torna in campo, guida il popolo della libertà alle prossime elezioni. Il Messaggero eh, inverte le parole utilizzate dalla stampa per aprire Berlusconi condannato, quattro anni per frode fiscale, barbarie e verdetto politico è il virgolettato del cavaliere, ma il virgolettato delle motivazioni della sentenza offre un quadro molto chiaro e lo vediamo subito proprio dal Messaggero. I giudici gestiva le aziende anche da Palazzo Chigi. L'ex premier rimane al vertice, virgolettato, della gestione dei diritti, del meccanismo fraudolento anche dopo la discesa in campo. Insomma, questa sentenza eh, rischia di essere il timbro sul conflitto di interessi che Berlusconi ha sempre respinto all'ammittente come eh, accusa in questi vent'anni di eh, avventura politica. Per l'accusa ci sono le impronte digitali di Berlusconi sui soldi dei Fondi Neri, siamo ancora sul Messaggero. Per i giudici, oltre alle impronte c'è anche la creazione di un progetto criminoso che prosegue nonostante il debutto del cavaliere in eh, politica. E poi, il messaggero per darvi un flash su altre due notizie della giornata, la terra che trema nel Pollino, un morto evacuato l'ospedale, sisma di 5.3 gradi tra la Calabria e la Basilicata e poi l'altra sentenza che ha preso le prime pagine dei Tg ieri, Ergastolo per Parolisi, ha ucciso lui Melania, ha ucciso lui la moglie, punito per l'omicidio della moglie per l'appunto, è stata tolta a Parolisi la patria potestà, applausi dei familiari ma il padre dice non ha vinto eh, nessuno, è soltanto stata fatta eh, giustizia, non c'è nulla da festeggiare il padre di eh, Melania Rea il Corriere della Sera diritti tv Berlusconi condannato primo grado 4 anni di carcere interdizione dai pubblici uffici per frode eh, fiscale poi c'è un lungo articolo di Luigi Ferrarella danneggiato lo Stato e Mediaset andiamolo a leggere nel eh, dettaglio questo pezzo Berlusconi è stato virgolettato l'ideatore di una scientifica e sistematica evasione fiscale di portata eccezionale, dalla quale ha conseguito un'immensa disponibilità economica all'estero ai danni non solo dello Stato ma anche di Mediaset e in termini di concorrenza sleale anche delle altre società del settore TV e dunque anche dell'azienda pubblica della RAI. Per questa sua particolare capacità di delinquere nell'architettarla, lo ha condannato il Tribunale a quattro anni di reclusione più cinque di interdizione dai pubblici uffici, compreso il Parlamento, compreso eh, la Camera e il eh, Senato. Tre anni di interdizione anche dal dirigere società e contrattare con la pubblica amministrazione e ancora 10 milioni di acconto sul risarcimento e danni dell'Agenzia dell delle Entrate. Colpevole di frode fiscale, diritti tv acquistati dalle Majors eh, statunitensi dal Biscione tra il 1994 e il 1998 tramite l'intermediazione fittizia del produttore eh, americano Frank Agrama. E questa intermediazione è anche il titolo del manifesto, intanto ve la facciamo vedere e poi continueremo a leggere eh, Ferrarella. Il manifesto, la vita a grama, questo è il titolo con la foto di eh, Silvio Berlusconi ripreso da una telecamera. Ma eh, cosa eh, dice in più Ferrarella? Dice che l'indulto, votato nel 2006, con tre dei quattro anni di reclusione, non cancella l'interdizione? che a verdetto definitivo dunque solo dopo il terzo grado di giudizio farebbe decadere Berlusconi dal seggio parlamentare. Inoltre, se l'ex Premier eh, incassasse una condanna definitiva, e anche in questo caso dopo il terzo grado di giudizio, superiore ai due anni per l'altro processo che sta vivendo in questi eh, momenti passaggi eh, pesanti, il processo Rubi, automaticamente ci sarebbe la revoca del condono e l'esecuzione di entrambe eh, le pene. Berlusconi rispondeva anche di appropriazione in debita fino al 99, falso in bilancio sul 98, spazzati via nel 2007 dalla prescrizione, prescrizione che cadrà su questo tipo di reato nel luglio 2014. Per evitare questo, cinque giorni di Camera di Consiglio dei giudici che non hanno soltanto eh, deciso, deliberato la sentenza, hanno anche scritto le motivazioni così da accelerare i eh, termini. Il presidente Mediaset con viene assolto perché nessun test ha riferito non un suo coinvolgimento ma nemmeno solo un suo diretto interessamento ai diritti tv, presidiati in via assoluta da Bernasconi in rapporto diretto con eh, Berlusconi e dunque con eh, non eh, può essere condannato sulla base di un eh, plausibilmente sapeva qualcosa, può essere però condannato Silvio eh, Berlusconi. Il giudizio del PDL è durissimo, quattro anni e l'interdizione, tentato omicidio politico e dal partito chiedono a Berlusconi di eh, ripensarci. E, gli avvocati del Cavaliere, Longo e, e Ghedini, parlano di decisione sconnessa da ogni logica eh, giuridica. E poi, eh, il Cavaliere, che ovviamente non si sottrae, attacca la magistratura, sfregiato ancora una volta dai magistrati. Questo termine sfregiato lo ritroviamo su tutti i giornali. Sentenza da paese barbaro: nessun nesso tra la condanna e il mio. Addio, dice il cavaliere che cerca di respingere eh, la tesi secondo la quale avrebbe annusato l'aria, allora avrebbe preferito fare lui un passo indietro prima dell'arrivo della condanna e altri eh, che dicono eh, che è stato esattamente l'opposto. Poi vedremo eh, Vittorio Feltri molto più laicamente eh, cita in qualche modo per banalizzare la legge di Marfi, cioè quando le cose vanno male non possono che andare eh, peggio. Berlusconi. Aveva annusato l'aria di brutte notizie, le temeva parecchio, ma la lettura più facile non convince del tutto quella per l'appunto del nesso tra l'addio e la condanna. Se davvero, davvero avesse voluto restare in campo, dice un ex ministro, avrebbe fatto partire. La sua campagna elettorale proprio dall'attacco a una giustizia barbara e mai come in questo caso avrebbe avuto ragione la sua decisione a molte altre eh, motivazioni, le difficoltà politiche del popolo della libertà tra l'altro. Eh, molto peggio delle previsioni questa sentenza che si facevano ad Arco. E Berlusconi durissimo, ha subito parlato in tv, ha scelto ovviamente eh, le reti eh, di eh, famiglia Mediaset, sentiamo. Senza dubbio una sentenza politica, come sono politici tanti processi che si sono inventati a mio riguardo. Io e i miei avvocati ritenevamo impossibile una condanna qualsiasi in questo processo, e infatti le motivazioni della condanna sono assolutamente fuori dalla realtà. So che certamente non si può andare avanti così, dobbiamo fare qualcosa. Quando non si può contare sull'imparzialità dei giudici, in un paese questo paese diventa incivile, diventa un paese barbaro, invivibile e cessa anche di essere una democrazia. È triste, ma la situazione del nostro paese oggi è così. Ancora il Corriere sconcerto sull'asse Roma-Milano, come dire, sconcerto sull'asse Berlusconi politico, Berlusconi imprenditore perché? Perché questa sentenza che arriva 48 ore dopo l'uscita di scena del cavaliere fa cadere, secondo Carlo Cinelli, la teoria del complotto, quella della magistratura che ha fatto di tutto per minare l'ascesa politica di Berlusconi. La sentenza milanese sembra mandare in tilt la teoria del complotto perché disarticola il tessuto delle presunte vittime, lui condannato eh, con Fallonieri invece eh, assolto con formula piena ma magnifica anche quella strisciante senz'altro meno urlata del salvacondotto eh, per la rinuncia all'impegno diretto in politica una rinuncia fresca eh, di pochi eh, giorni insomma eh, qualcuno... Eh... Gli amanti delle teorie del complotto avrebbero detto che Berlusconi fa un passo indietro, non si ricandida, in cambio ottiene la uh, tutela da parte uh, dei giudici o comunque la fine dell'accanimento, per usare le parole uh, che piacciono alla stampa di destra. Tutto questo viene spazzato via uh, dalla sentenza di ieri. Repubblica, Fondi Neri, condannato Berlusconi al titolo. Quattro anni di cui tre condannati e interdizione dai pubblici uffici. Il Cavaliere, il paese barbaro, lo abbiamo sentito. E il PDL spinge per un ritorno in campo del eh, Cavaliere che, scrive Repubblica, sta pensando al colpo di scena, cioè candidarsi alle eh, primarie. Ezio Mauro, direttore di Repubblica, fondo, una storia esemplare. Si chiude così con la sanzione giudiziaria netta, durissima e soprattutto infamante. Un'avventura titanica nata nella televisione e finita in tribunale che era già morta nella politica, il territorio prima del dominio supremo, poi della caduta, oggi del definitivo eh, declino. La follia populista potrebbe consigliare a Cavaliere un ritorno spettacolare in campo per una battaglia vecchia, eh, vecchio stile scusate, contro i giudici, incendiando il sistema, ma anche che il fuoco è finito, il tempo della cenere è arrivato, meglio l'abdicazione, la fuga a Brindisi cercando qualche badoglio. Un 8 settembre una uh, fine uh, di uh, ventennio, scrivezio Mauro, qualcosa uh, di molto simile aveva scritto ieri uh, Magri per uh, l'edizione online della stampa, su questo abbiamo chiesto un commento al professor De Luna, sentiamo. Io sono abbastanza d'accordo con Prodi quando dice stiamo attenti a fare i titoli di coda, perché... perché... L'uscita di scena di Berlusconi difficilmente avrà queste caratteristiche quasi fisiologiche, così remissive. Io credo che mh, da quel punto di vista c'è ancora da aspettarsi qualcosa. Comunque, indipendentemente da questo, se invece di un'uscita di scena si tratta, eh beh, eh, gli effetti possono essere salutari, sia per la sinistra che per la destra. Io credo che sinistra e destra in questi vent'anni sono stati un po' prigionieri nello schema, Berlusconi sì, Berlusconi no. E, con, e hanno poco pensato ai loro profili culturali e ai loro profili programmatici. Eh, Berlusconi è stato molto ingombrante nella politica italiana di questi vent'anni. Io penso che adesso a destra si possano mettere in moto delle forze. Significa che quello che c'è nella pancia della destra finalmente adesso si potrà vedere, non ci sarà più lo schermo protettivo del carisma di Berlusconi. Se nella destra italiana ci sono pulsioni xenofobe, razziste, verranno fuori. Se ci sono delle pulsioni moderate, liberali, eh, che vogliono veramente impiantare in Italia una destra moderna, verranno fuori. Io credo che il Paese veramente ne, complessivamente sul piano della, del tasso di democrazia di questo Paese ne guadagnerà. Allora di nuovo sulla Repubblica, Berlusconi condannato a quattro anni, naturale capacità a delinque, altro virgolettato che arriva dalla sentenza. Questa è una sentenza politica, dice il Cavaliere, che ora è tentato dalle primarie potrei scendere di nuovo in campo. I figli al rapporto eh, a, a casa per discutere ad Arcore delle prossime mosse potrei scendere di nuovo in campo anche per il terrore di un secondo colpo, quello eh, del processo Rubi. Tutti un passo indietro lo stimola. Daniela Sant'Anchè, Silvio deve ricandidarsi, i delinquenti voglio vederli tutti in galera e buttare via le chiavi, ma con i giudici onesti deve candidarsi Berlusconi per legittima difesa, questi giudici vogliono ucciderlo come... Tortora e poi la storia di quanto accaduto e la lettura della sentenza evasore, concorrente sleale, padrone anche dopo il 94, le prove che inchiodano Silvio. e Massimo Giannini eh, torna indietro, riavvolge la pellicola, è proprio il caso di usare questo termine del processo. Il trucco dei film strapagati per creare all'estero una cassaforte segreta. Il sistema Berlusconi frode da 270 milioni e tra poco arriverà anche dalla Cassazione il timbro finale sul maxi risarcimento chiesto e ottenuto nei primi due gradi gradi dal gruppo eh, dei Benedetti e quella potrebbe essere la tegola eh, pesante sull'impero eh, Berlusconi. Allora ancora un contributo sonoro, eh, reazioni da parte PDL e PD, Saltamartini, PDL, Giorgio Merlo PD, poi andiamo a vedere i quotidiani d'aria. Ancora una volta, da vent'anni c'è cioè una certa parte della magistratura, quella eh, milanese, che continua nel, nel suo impegno ormai militante, perché di questo ormai si tratta, nel voler colpire e distruggere un uomo, un uomo che non è eh, diciamo ancora alla fine del suo percorso perché Berlusconi continuerà. Ad occuparsi dell'Italia, io mi auguro che continuerà ad occuparsi dell'Italia, ma ciò nonostante la magistratura, una parte della magistratura ancora non si piega a quella che è stata una grande volontà popolare e ha fatto sì che il presidente Berlusconi fosse presidente del Consiglio. Normalmente non commento le sentenze, però io credo che stasera, alla luce anche della sentenza che abbiamo ascoltato oggi, di cui lei parlava poc'anzi. La stragrande maggioranza degli italiani, dica una cosa sola, non voglio farmi interprete di ciò che penso gli italiani, ma dicono adesso basta. È vent'anni che noi sentiamo parlare di accanimento giudiziario, di giustizia ad orologeria, di sentenze politiche, di settori politicizzati della magistratura. Io credo che dopo vent'anni il nostro paese si meriti di voltare definitivamente pagina... Il secolo invece è di tutt'altra opinione rispetto a Giorgio Merlo, ovviamente. La vendetta di Toga Rossa è il titolo. E poi sulle primarie, è come evitare una fiera delle vanità. Il giornale: resistere, resistere, resistere. I giudici di Milano alla fine riescono ad zoppare il cavaliere sui diritti TV. Di Scrive Vittorio Feltri: La tentazione di fuggire è forte, talmente forte che per vincerla dobbiamo fare violenza su noi stessi. Non importa, continuiamo la navigazione nella speranza che la ragione prevalga, malgrado di questi tempi sia difficile affidarsi. Grazie all'ottimismo. E poi, eh, dice Feltri, non c'entrano nulla i diritti, le frodi, il nocciolo della questione è politico. Dal momento in cui il Cavaliere ha fondato nel 1993 un partito, si è creato intorno a lui un clima di odio eh, pesante. La società del Biscione è stata rivoltata come un guanto oh, dalla Guardia di Finanza sottoposta a un'indagine dietro l'altra. Quanto a Berlusconi abbiamo un timore, chiude Feltri. Eh, quelli che lo hanno portato in alto, molto in alto, ora attendono che precipiti al suolo, sollevandoli dall'obbligo di essere grati per averli eh, beneficati. Noi della presente dolorosa circostanza gli siamo vicini. E poi questa critica politica, solidarietà umana e critica politica da parte di Vittorio Feltri. Lo ringraziamo anche per quanto ci aveva promesso e non ci ha dato. E poi il giornale è tutto schierato sulla condanna politica. Verdetto incredibile, dicono i legali, Berlusconi un avvertimento eh, mafioso e poi ancora Mediaset è il primo contribuente dice il giornale, come si fa a dire che evade il fisco ogni giorno eh, da 750 mila euro alle casse eh, dello Stato eh, Libero parla di caccia grossa giudiziaria ed economica cita, eh, richiama una suggestione utilizzata da Massimo D'Alema, il passo indietro non basta lo vogliono vedere in carcere e sull'astrico come profetizzò D'Alema, vedete Berlusconi che diventa eh, un cinghiale eh, vedere il cavaliere sul sull'asteico è l'obiettivo, ora, dopo il ritiro dalla scena politica, dopo questa sentenza, partirà l'assalto al patrimonio di Silvio Berlusconi, alle sue proprietà, alle sue aziende, l'offensiva finale sarà per conquistare Mediaset. Il tempo cambia tutto, cambia la politica, cambia il Paese, è arrivato Monti, non PM, eh, la partita delle toghe non finisce mai, scrive critico Mario Secchi. Opinione, sentimento evidentemente opposto invece sul fatto quotidiano. Berlusconi, delinquente naturale, il titolo. 48 ore dopo la rinuncia a candidarsi a Premier, il Tribunale di Milano lo condanna per frode fiscale a 4 anni di carcere e lo interdice. Per cinque dei pubblici uffici, dominus indiscusso di un sistema fraudolento finalizzato a imponenti evasioni e fuoriuscite di denaro in suo eh, favore. Ed ora, dice il fatto quotidiano, attenzione perché si avvicina anche la sentenza su Ruby eh, Travaglio. Dice questa sentenza. È la prova che l'Italia è stata governata per nove anni negli ultimi venti da un evasore fiscale che ogni tanto condonava le proprie evasioni. E poi ci dice quello che accade nell'immediato: nulla. La mannaia della prescrizione incombe, anche se il Tribunale eh, ha fatto il possibile per scongiurarla, depositando anche le motivazioni. Il reato dovrebbe estinguersi nel 2014, ma c'è tempo per eh, celebrare gli altri due gradi di giudizio. Se la Cassazione. Dovesse confermare il verdetto di ieri, Berlusconi non andrà comunque in carcere sia perché dei quattro anni vanno detratti tre dall'indulto, e poi c'è la critica al centro sinistra che votò e volle quell'indulto, sia perché Berlusconi ha più di 70 anni e, in base alla legge ex Cirielli, da lui stesso imposta e mai cancellata dal centro sinistra, a quell'età si va ai domiciliari, resterebbero due anni di interdizione dei pubblici uffici non coperti da indulto. Se la Cassazione confermasse la condanna, Berlusconi dovrebbe lasciare il Parlamento e perderebbe oltre al seggio, scrive Travaglio, l'immunità cioè quanto ha di più caro oltre i soldi rubati a milioni di contribuenti onesti, così Marco Travaglio sul fatto eh, quotidiano. Pubblico accosta Silvio Berlusconi al Capone, parla una frode fiscale perché eh, al Capone boss della criminalità organizzata della mafia americana venne incassato proprio per frode fiscale e il pubblico si lascia andare a questo parallelismo, l'unità Berlusconi è una condanna, imponente evasione, quattro anni per la frode fiscale, ma sarà prescrizione e poi con l'Unità andiamo anche sugli altri temi politici. Montezemolo Casini scontro al centro, il leader dell'UDC, noi non siamo senza casa. Oscar Giannino all'Unità spiega: ci hanno voluto escludere dal manifesto per eh, l'Italia. Scontro al centro titola eh, l'Unità, un po' diversa, eh, decisamente diversa l'interpretazione che invece dà la stampa. Casini, un passo verso Montezemolo, iniziativa importante, questa del manifesto per la Terza Repubblica. Noi vogliamo una lista per dare forza a, a Monti e Bonanni dice siamo noi la maggioranza silenziosa e nazional popolare. Noi, ma non io, perché non si candida poi Bonanni perché spiega la Cisla deve restare autonoma. Casini non ha nulla da cui, di cui preoccuparsi, so che è interessato al nostro eh, progetto. Eh, Repubblica parla con Pierluigi Berzani. E nel titolo forza un po' le posizioni del leader PD, apre il nuovo centro, quello di Montezemolo, che vorrebbe eh, Casini in una lista comune. Eh, di Monti si potrà discutere, basta tirarlo per la giacca. Eh, sono nostri interlocutori Italia Futura, Todi, il mondo cattolico, eh, dice Pierluigi Berzani, ma eh, non compare nel titolo un altro passaggio, ovvero quando dice Montezemolo e Riccardi sono dei competitori, ma non sono preoccupato per la competizione elettorale. Tutto comunque dipenderà da quello che accadrà domani in Sicilia. La fraida avvelena il granaglio del popolo della eh, libertà, ma è un po' mh, tutta la politica ad attendere questo voto perché c'è un'alleanza nuova, Udc-PD eh, in Sicilia, PDL e destra di storace dall'altra soprattutto. Formigoni, il PDL scarichi la Lega, in Lombardia tutti a casa, si vota tra gennaio e eh, febbraio e ancora dal Corriere della Sera. Formigoni manda le urne la regione Lombardia, il PDL ora chiama Albertini, eh, Lombardia che si lega con il Lazio sul voto anticipato, tutti a casa, la mossa di Formigoni, approvata la nuova legge elettorale senza listino e seppur, travolto dagli scandali, costretto ad, abdica ad abdicare quello che sembrava un, un trono eh, saldo sul eh, quale eh, sedeva, beh, Formigoni l'ultima sua battaglia, pur avendo perso la guerra, scrive il Corriere l'ha vinta, ovvero ha costretto la Lega ad un voto che non sarà probabilmente accorpato con quello delle elezioni politiche, ma si terrà eh, prima della fine di gennaio, al massimo a metà eh, di eh, febbraio, cosa che non pare essere intenzione di Renata Polverini, che pure il Consiglio regionale del Lazio l'ha sciolto da diverse settimane, ieri addirittura il governo dopo che la ministro cancellieri più volte era intervenuta dicendo i cittadini devono riprendere immediatamente la parola nel Lazio, ieri il governo ha preso una posizione ufficiale nel nel Consiglio dei Ministri, nel Lazio, ha detto l'esecutivo si voti al più presto. Eh, Formigoni che potrebbe giocarsi eh, le proprie chance nelle primarie del centro-destra, del popolo della libertà, ma... Crosetto dice restino fuori lui e la polverini, aspettino un po' prima di ripresentarsi, siamo ancora sul corriere. io in corsa non ho ancora eh, deciso se metteremo in piedi un pollaio, Berlusconi si arrabbierà, ci manderà tutti a quel paese. Chi è pronto a correre? Maroni, eh, anche se il nodo restano le regole, insomma questa è una discussione che abbiamo già visto e raccontato nel PD, Tremonti sarebbe tentato dalla prova e attenzione sarebbe tentato dalla prova anche... Gianfranco Fini, cosa che fanno dire ovviamente al Libero che di Fini è un forte critico, spudorato, vuol correre alle primarie. Ritorno di fiamma, anche il rinnegato Fini tentato dalle primarie. Poi occhiolino al PDL, Udc e Montezemolo ci provano, programma unico dei moderati che è poi l'obiettivo politico di Silvio Berlusconi. Siamo proprio in chiusura, giusto il tempo per vedere il Sole 24 ore dagli incentivi alle imprese, una dote per il cuneo fiscale e poi il PIL americano che sorprende i mercati più 2%, avvenire frode Berlusconi condannato e Fuori gioco, quattro anni con interdizioni dai pubblici uffici, l'ex premier replica, non siamo in democrazia. E proprio per chiudere, visto che siamo alla vigilia del voto siciliano, il Foglio ci racconta la giornata in carcere dell'ex governatore della Sicilia, ex governatore UDC, eh, Cuffaro. Il voto di domani in Sicilia le urla nelle piazze, i vasavase, i silenzi, la storia della sua condanna e quel passato che ritorna. Cronaca di una mattinata passata a Rebibbia con l'ex... Presidente della Regione e questo è il racconto fatto dal foglio. È tutto per la nostra rassegna stampa, la linea può andare alla Regia.